che poi lascio la parola. Allora, Margherita, aiutami, vieni. Sentiamo qualcuno di Progetto Frascati. Ah, Progetto Frascati, bene. Io direi di iniziare da Luca Savorelli, un ingegnere che vive anche lui qui a Frascati. Ciao, buonasera a tutti quanti. Sì, mi chiamo Luca Savorelli, sono un ingegnere, sono un dirigente di azienda. Allora, io dico subito che non sono frascatano, ma da 12 anni ho scelto di vivere a Frascati, che conoscevo come la perla dei castelli romani, ma che oggi obiettivamente vedo ridotto in questo modo che potete vedere tutti quanti voi. Frascati a me sembra una città congelata, una città immobile, diciamo priva di quelle attività sociali, imprenditoriali e culturali che una città così meriterebbe di avere se amministrata nell'interesse di tutti quanti. Ho visto nel corso di questi anni di amministrazione di centro di sinistra molte promesse e molti sogni sbandierati sui giornalini locali, ma senza mai capire obiettivamente dove tutti questi progetti e queste iniziative fossero fruibili e utilizzabili da tutti quanti noi e soprattutto capire dove siano finite le non poche risorse economiche di cui abbiamo fornito questa amministrazione. E allora, anche per uno come me, che frascatano non è, ma che ama Frascati perché l'ha scelta per viverci, è nata spontanea la voglia di mettersi in gioco e di partecipare a qualcosa di importante e costruttivo per questa città, ma soprattutto fatto nell'interesse di tutti quanti. E con Alessandro Dotti, quindi, e con tutti gli amici qui presenti, è stato facile quindi riprendere ancora una volta insieme e sviluppare il programma elettorale che abbiamo distribuito in questi giorni e che stiamo distribuendo ai cittadini incontrandoli per strada e che rappresenta, diciamo così, una sintesi del nostro impegno per la città e un impegno con tutti voi che mi sento di prendere qui oggi in rappresentanza del nostro gruppo. In realtà, diciamo, questo progetto, il progetto elettorale, è un progetto che nasce per costruire insieme una città diversa, una città più ricca, una città con più opportunità per le persone, per le famiglie, per gli anziani, con dei servizi che siano costruiti intorno alle esigenze reali delle persone. Concludo dicendo: abbiate fiducia nelle idee, nel progetto di questa coalizione e di queste persone che sono qua con me sul palco. Sappiate valutare con oggettività e franchezza chi per 20 anni vi ha promesso troppe cose, forse senza mai realizzarle, e che oggi si propone con le stesse cose, con le stesse promesse e in parte anche con le stesse facce. Quello che hanno saputo fare è sotto gli occhi di tutti noi. Votate Alessandro Dotti. Preferenza a Luca Savorelli, si intende, no? Devo fare io pubblicità per te. Bravo, bravo Luca, grazie Luca, grazie. Allora, Margherita, adesso abbiamo un altro Guido. personaggio di Progetto Frascati. A te simpatico, vedo che. Guido Mazzaferri. Ah, ecco qua, il moderato, Guido Mazzaferri, grande. Grazie e buonasera. Io vorrei iniziare con un grande applauso ai militanti della nostra coalizione che in questi giorni si sono fatti veramente un grandissimo mazzo. Grazie. Grazie a tutti. E non lo so se gli amici di Frascati se la meritano questa fatica, non lo so. Perché caro Frascatano, se sono 20 anni che abbiamo questa città distrutta, è anche colpa vostra, e ve lo voglio dire guardandovi negli occhi uno per uno. Siete voi che li avete votati, siete voi che siete schiavi del voto clientelare, siete schiavi del malaffare e noi vi diciamo liberatevi dalle catene. Mandate a casa chi usa il seggio da consigliere comunale per mettere i tavolini all'aperto, per creare dei gazebo, per fare un altro locale dove ad altri con la stessa attività ciò non è permesso. A chi ha permesso che Frascati dalla perla dei castelli romani sia diventata la fogna della provincia di Roma? Questa è una delle fogne di Frascati, si chiama Mercato Coperto, dovrebbero venderci di tutto. È chiuso ed è uno stabile sprecato. Con noi diventerà, se c'è la possibilità, cercheremo di fare un mercato al piano inferiore e diventerà uno spaccio di generi alimentari a chilometro zero gestiti da frascatani. Perché un'altra vergogna di Frascati che voi frascatani tutti quanti avete permesso
pensando al solo al vostro piccolo orticello, è che a Frascati lavorano tutti meno che i frascatani, tutti meno che i frascatani, e dobbiamo dire basta. Poi tutti venite a lamentarvi che questo non funziona, il posto all'asilo nido non c'è, la casa comunale non c'è, però tutti votate sempre le stesse persone. E allora io mi chiedo se tutti questi militanti che si sono fatti il mazzo non l'hanno fatto per loro stessi, ma l'hanno fatto per Frascati, perché essere militanti di centrodestra vuol dire pensare prima al bene comune e poi al proprio orticello personale. E in questa coalizione ci sono persone come me che hanno 50 anni che vogliono andare a fare il candidato consigliere comunale non per un bene proprio, ma per cercare di abbattere il malaffare di Frascati, denunciare le cose che non vanno a Frascati, e non per coltivare il mio piccolo orticello, e non perché non ne abbia bisogno, ma perché non me lo sento nel cuore. Per cui io vi voglio fare un appello: il 25 maggio dentro l'urna insieme a voi c'è uno specchio, guardate quello specchio, guardate la vostra immagine riflessa, e se avete il coraggio votate ancora a sinistra, e quando uscite guardate vostro figlio negli occhi, se non avrete il coraggio. Viva Frascati e viva Alessandro Dotti!